Benissimo, ben risintonizzati sulla diretta streaming di Manfredonia TV. Sta per iniziare il secondo tempo tra Virtus Andria e Manfredonia Calcio 1932, valido per la 15ª giornata del campionato regionale di prima categoria. In questo momento è stato decretato il ripresa del gioco da parte del direttore di gara, l'arbitro, il signor Palermo della sezione di Bari. La sfera è già terminata oltre la linea laterale per una rimessa laterale assegnata in favore del Manfredonia Calcio. Vi è Granatiero, battuta lunga in avanti per Lauriol, per Grumo, battuta la rimessa laterale, vi è ancora Grumo che cerca di giocare la sfera ma fa buona guardia alla retroguardia del Virtus Andria, ancora Ciccerelli, batti e ribatti, il pallone termina oltre la linea laterale per una rimessa laterale assegnata in favore della Virtus Andria. Pallone in avanti, ma vi è Granatiero che di testa imbecca Lauriola, che aveva chiesto l'assegnazione di un calcio di punizione ma per un fallo di mano, ma l'arbitro ha lasciato proseguire. Sementino indietro per Pipoli per Rubino. Sementino in avanti per la Boragine, che ha subito una spinta da parte del numero 9 Erminio. Era a due passi il direttore di gara e ha sanzionato tecnicamente il fallo. Dobbiamo in qualche modo accelerare la manovra di gioco, dobbiamo essere più incisivi e avere più determinazione. Siamo stati un po' confusionari nel corso della prima fase di gioco, ma vi è tutto il secondo tempo per recuperare e quindi per segnare e quindi vincere questo incontro, che ci consentirebbe di tenere inalterata la distanza. Ecco, in questo momento Masso Pasqua di petto aveva imbeccato il Grumo, che si era inserito all'interno dell'area di rigore, ma la sfera è finita oltre la linea di fondo. Vi è Pasquale Trotta a battere questo calcio d'angolo battuto, la sfera finisce sui piedi di Laboragine ha cercato il cross ma vi è stato il numero 7 Nesta Claudio che ha intercettato e ha subito poi fallo da parte di Laboragine, giustamente ha segnato il calcio di punizione da parte del direttore di gara. Dobbiamo cercare quindi di segnare e di vincere questo incontro per mantenere inalterata la distanza dallo strike, che ad una sola lunghezza da noi. Proprio domenica lo Sly affronterà la Virtus Andria alle ore 17 a Bari, mentre noi affronteremo lo Stornarella. Vi è adesso Simone che sta per battere la rimessa laterale. Batte indietro in favore di Sementino, scambio con Rubino avanza, ci attempiamo troppo nello scambio, dobbiamo velocizzare un po' la manovra di gioco. Vi è il numero 5 che in qualche modo è contrastato e subisce poi fallo da Grumo. L'arbitro ha giustamente rilevato il fallo e ha segnato un calcio di punizione nell'area di rigore in favore della Virtus Andria per fallo commesso da Grumo ai danni di Adari. Battuto il calcio di punizione, vi è il numero 11 Cipri che gioca il pallone, lo scambia con il numero 7 che ha avuto la possibilità di avanzare, il numero 7 della Virtus Andria Nesta Claudio, ma Marzi è diventato bravo, è tempo, calcio, è tempo, ha fatto il pensito l'estremo difensore Cipri. Ancora Sementino, pardon, tipo. Lancio lungo in avanti del portiere,
ma vi è Sementino che ha intercettato la sfera per Pasquale Trotta, stoppa il pallone Pasquale Trotta, vi sono in due a marcarlo, raddoppio di marcatura e ha subito fallo, prontamente rilevato dal direttore di gara. Chiede l'assegnazione della distanza regolamentare, Pasquale Trotta sta parlottando con il direttore di gara, ma sulla sfera si è portato la voragine che sta per battere questo calcio di punizione direttamente all'interno dell'area di rigore. Sono in tanti che si sono portati, addirittura anche Sementino, buon colpitore di testa, Diegrumo, Mastropasqua, Pasquale Trotta all'esterno dell'area di rigore. Vedremo questo momento, è battuto il calcio di punizione lungo in avanti, ma vi è di testa, spazza via il difensore della Virtus Andria, ancora il numero 14 Amurese. Ha effettuato delle sostituzioni, probabilmente un'unica sostituzione, la Virtus Andria, è entrato in campo il numero 14 Amurese. Battuta la rimessa laterale da parte di Granatieri, indietro per Sementino, Sementino gioca il pallone, avanza, lancia lungo in avanti per Simone, ma fa buona guardia alla difesa del Virtus Andria, il pallone termina in rimessa laterale, via Pasquale Trotta, lascia la sfera a Simone. Simone per Trotta, scambio tra i due, ancora Simone ha cercato di nuovo lo scambio con Trotta, ma il tiro è stato intercettato al numero 4 a Dario, ancora indietro per Sementino lancia lungo in avanti per Grumo, ma è ben posizionata la difesa della Virtus Andria, il pallone ancora tra i piedi di Rubino che lancia indietro per Pipoli per Sementino. Sementino per Rubino, Mastropasqua scambia con Granatiero, calcio d'angolo assegnato alla Manfredonia, calcio sud a causa di una deviazione del difensore della Virtus Andria. Vi è l'Auriola a battere questo calcio d'angolo. Vi è ancora Sementino indietro per Pasquale Trotta. Pasquale Trotta per la voragine. Scambio tra i due. Pasquale Trotta in area. Tiro. Ed il tiro viene intercettato dall'estremo difensore Simone. Lascia proseguire il gioco il direttore di gara. E da solo, Tomè! Pasquale Trotta entra in area di rigore, spinge il numero 6 Vino, lascia proseguire il direttore di gara, il pallone era terminato oltre la linea di fondo. Di forza Pasquale Trotta aveva cercato di trafiggere il nostro portiere, ma ha spinto il numero 6 della Virtus Andria, Vino Francesco, ma ha lasciato proseguire il direttore di gara. In questo momento il direttore di gara redarguisce il numero 11 della Manfredonia Calcio, Mastropasqua, che era stato in qualche modo imbeccato da alcuni tifosi esterni al terreno di gioco. Ovviamente è un comportamento vietato dal regolamento del gioco calcio. In questo momento si è portato sul terreno di gioco il massaggiatore della Virtus Andria che sta prestando le cure al numero 6, Vino Francesco. Sono trascorsi già 9 minuti di questa seconda frazione di gioco, il risultato è ancora fermo sullo 0-0, un Manfredonia Calcio che sino a questo momento non ha disputato una buona gara, un primo tempo scialbo, primo tempo nel quale si è evidenziato soltanto un'azione, diciamo, in cui Pasquale Trotta aveva in qualche modo subito un fallo all'interno dell'area di rigore, aveva rivendicato l'assegnazione di un era stato un fallo di mano all'interno dell'area di rigore, Pasquale Trotta in effetti aveva rivendicato l'assegnazione di un calcio di rigore.
non assegnato dal direttore di gara. Ancora Sementino, scambio con Rubino, ancora Sementino. Sbaglia il passaggio Sementino e intercetta il numero 10 Loponte. Commette fallo Rubino su Addario e viene giustamente ammonito dal direttore di gara, il signor Palermo della sezione di Bari. Del numero 11 Cipri batte in questo momento il calcio di punizione lungo, la sfera finisce oltre la linea di fondo, un tiro che non ha in alcun modo intenzionato l'estremo difensore Pupoli, pallone per i piedi di Sementino, scambia con Rubino, avanza Rubino. Rubino per Granatiero, Granatiero per Ciccerelli, ma vi è il numero 9 che intercetta il pallone, Erminio. Pallone lungo in avanti, stoppa Sementino, ma vi è il numero 11 Cipri che riesce ad arponiargli il pallone e poi chiede anche l'assegnazione di calcio di punizione, ma la sfera è terminata oltre la linea laterale, l'arbitro ha lasciato proseguire, quindi il gioco riprenderà con una rimessa laterale da parte della Virtus Andria. Il gioco è il pallone numero 10 Loponte. Loconte, un passaggio al centro dell'area di rigore, ma vi è Pipoli che lascia sfilare la sfera oltre la linea di fondo, ha già battuto il calcio di rinvio per Rubino, avanza Rubino. Rubino per Sementino. Sementino in avanti per Pasquale Trotta, Trotta per Mastro Pasqua, che ha cercato di superare l'avversario, ma intercettato il pallone Vino, il numero 6, ha spedito la sfera oltre la linea di fondo per un calcio d'angolo che sta per essere battuto da Mimmo Lavoragine. Soltanto Simone e Granatiero indietro, tutti gli altri in area di rigore per cercare di intercettare questo calcio d'angolo che viene battuto in questo momento da Lavoragine. Al centro di pugni il portiere, vi è l'Auriola che stoppa il pallone, cerca di superare l'avversario ma subisce fallo dal numero 7 Nesta e guadagna quindi un calcio di punizione sulla parte laterale del terreno di gioco. Vi è sempre Lavoragine ad eseguire questo calcio di punizione, in questo momento batte lungo all'interno dell'area di rigore, di testa Grumo, poi arriva Mastro Pasqua. Mastro Pasqua che di testa ha insaccato la palla in rete. Al tredicesimo del secondo tempo, questa punizione eseguita magistralmente da Mastro Pasqua sembra quasi uno schema di gioco. Abbiamo visto l'arbitro un po' fermo, per qualche momento abbiamo pensato che volesse in qualche modo decretare un calcio di punizione in favore della retroguardia della Virtus Andria per posizione di fuorigioco, poi invece ha indicato il centrocampo, quindi il Manfredonia è passato in vantaggio al tredicesimo minuto del secondo tempo con rete di Mastro Pasqua. Granatiero, rimessa laterale in avanti per Grumo, sono in due a marcarlo, infatti riesce a recuperare il pallone la Virtus Andria con Addario, ancora Rubino ma ha commesso fallo sul numero 11 Cipri. Ancora il numero 14 Amorese. Sono due fratelli che giocano nella Virtus Andria.
a Dario Antonio e a Dario Saverio. Ancora il pallone sui piedi di Rubino che spazza via in avanti, la sfera finisce tra le mani dell'estremo difensore Simone, che in questo momento ha battuto il calcio di rinvio. Ancora Simone per l'Auriola di testa, ma ha commesso fallo. Anzi no, la sfera è finita in rimessa laterale, batte lungo in avanti il numero 10 Loconte, ma il pallone viene intercettato da Laboragine. Laboragine cerca il passaggio filtrante in avanti, ma intercetta Loconte, spedisce la sfera in rimessa laterale. Per fortuna siamo riusciti a sbloccare il risultato al 13° del secondo tempo con Mastro Pasqua. Granatiero, battuta alla rimessa laterale lunghissima in avanti per l'Auriola, ma vi è il numero 5 Addario. Ancora l'Auriola sul pallone, cerca di superare Addario, ma vi è raddoppio di marcatura. Ancora l'Auriola per Grumo, spinge Granatiero il numero 3 Montrone, assegna il calcio di punizione il direttore di gara, battuta il calcio di punizione per il numero 10 Loconte scambia per il numero 7 Nesta. In avanti ancora la Virtus Andria per il numero 14 Amorese, ma via Rubino a fare buona guardia, subisce anche fallo prontamente rilevato dal direttore di gara. Battuta il calcio di punizione da Pipolo in avanti, ma di testa il numero 8 Amorese ha intercettato. Beh, ancora Grumo che sgomita nella difesa, ancora di testa cerca di portarsi il pallone in avanti Grumo, il pallone sui piedi di Trotta che ha cercato la conclusione a rete, ma il tiro è stato intercettato dalla difesa della Virtus Andria. Ancora Cicerelli, tiro, e il portiere riesce a deviare il pallone in rimessa, in calcio d'angolo. Quando siamo arrivati al 17° minuto, vi è sempre Pasquale Trotta a battere questo calcio d'angolo, ma tende la Boragine, probabilmente scambio tra i due, vedremo chi batterà questo calcio d'angolo, certamente la Boragine. Si allontana Pasquale Trotta, sarà una battuta lunga a cercare di imbeccare di testa gli inserimenti degli attaccanti, nonché dei difensori, anche Sementino si è portato all'interno dell'area di rigore del Manfredonia Calcio, della Virtus Andria, pardon. Battuto il calcio d'angolo, impresa rapida il portiere della Virtus Andria Simone, ha intercettato il pallone, adesso lancia lungo in avanti, ma vi è Simone che ha subito fallo dal numero 16 Alicino. Vi è Sementino che chiede il rispetto della distanza regolamentare. Vi sono due juniores all'interno della Virtus Andria, il pallone in avanti per Pelusi, neo subentrato in campo. Al posto di l'Auriola, era la soluzione che in effetti mi aspettavo. Ancora Sementino lancio lungo in avanti per Pelusi che
qualche modo è stato contrastato dal numero 5 a Dario, ma sul pallone vi è ancora Grumo al centro, ma il portiere intercetta il pallone con le mani e lancia in avanti per il numero 7 Nesta ancora indietro per il numero 8 Amorese lungo in avanti per il numero 16 Mattia Sementino, che colloca la sfera in rimessa laterale, battuta la rimessa laterale da Virtus Andria. Un lancio lungo in avanti in direzione del numero 14 Amorese, ancora il numero 9, ma il pallone viene intercettato da Grumo, lancia lungo in avanti per Pelusi e deve uscire il portiere, che scaraventa il pallone in avanti in direzione del numero 14 Amorese, ma ha commesso fallo Cicerelli su Amorese. Il direttore di gara ha decretato la sanzione di calcio di punizione in favore della Virtus Andria. Vi è sempre il numero 10 Loconte, che lancia lungo, ma la sfera termina fondo, dove vi è il portiere Pipoli, che ha appena recuperato il pallone ed ha anche il sole in faccia, sta per tramontare il sole. Ancora Pipoli lungo in avanti, ma la sfera è intercettata dal numero 7. Per fortuna vi è Mastro Pasqua, che fa buona guardia del pallone, subisce anche fallo, appena battuto Mastro Pasqua per Simone avanza, non vi è, avanza Simone quasi al limite dell'area di rigore, scambia con Pasquale Trotta, che è all'interno dell'area di rigore. Ancora Pasquale Trotta, che cerca di giocare il pallone, ma viene intercettato dal numero 10 Loconte, che gioca la sfera ancora sul numero 10. Viene una rimessa laterale da parte della Virtus Andria, battuta in questo momento per il numero 9 Erminio. Vi è il capitano della Virtus Andria, che scambia con il numero 7 Nesta, gioca il pallone, scambio ancora tra Nesta e il numero 4 Nesta, entra in area, scambia con il numero 8, ma il numero 8 fa un tiro cross che termina oltre la linea di fondo ed impensierisce per niente il nostro esterno difensore Pipoli. Siamo arrivati al 22esimo del secondo tempo, sta conducendo per una lunghezza a 0 contro la Virtus Andria, questa gara di recupero della 15esima giornata del campionato regionale di prima categoria. Battuto il calcio di rinvio, vi è Pelusi che sgomita con il numero 6 Vino, vi è ancora la voragine che scambia con Trotta sulla parte laterale del terreno di gioco, sulla nostra sinistra. Trotta per Mastro Pasqua, ma si lascia intercettare il pallone Mastro Pasqua. Sementino, avrebbe potuto controllare meglio Sementino. Ancora retroguardia della Virtus Andria in avanti per il numero 16 Alcino. Il numero 9 per il numero 14 Amorese, ma vi è Granatiero che poi dà il pallone a Cicerelli lungo in avanti, esce di testa fuori dall'area di rigore il portiere Pelusi, controlla, tiro e di pugni ancora il portiere Simone, ha tentato la conclusione a rete Pelusi, ancora Pasquale Trotta che entra nell'area di rigore, tiro di Pasquale Trotta e rete di Pelusi. Avrebbe dovuto lasciar scorrere la sfera Pelusi e il direttore di gara ovviamente ha rilevato prontamente la posizione di fuorigioco di Pelusi. Non doveva assolutamente accompagnare il pallone in rete Pelusi, perché Pasquale Trotta aveva spiazzato il portiere, quindi questa palla sarebbe tranquillamente entrata all'interno della porta avversaria per il 2-0 del Matodina Calcio. Però è ovvio che Pelusi non poteva rendersi conto della sua posizione di fuorigioco, però è una palla che tranquillamente e naturalmente sarebbe entrata in porta per il 2-0 del Manfredonia, mentre l'arbitro ha rilevato la posizione di fuorigioco irregolare di Pelusi. In questo momento ammonizione del direttore di gara per Podeste nei confronti del capitano della Virtus Andria, il numero 4 Adani.
Battuta una rimessa laterale lunga da parte di Granatiero, ma vi è il numero 9 Erminio che ha intercettato il pallone. La sfera finisce ancora in rimessa laterale, vi è sempre Granatiero pronto a battere questa rimessa laterale. Battuta la rimessa laterale in avanti per ancora Mastropasqua che cerca Pasquale Totta, che attende l'inserimento di Simone. Pasquale Totta direttamente in porta, ma il tiro è centrale. Facile la presa da parte dell'estremo difensore Simone. Battuto. Tirati là! Ecco ancora Pelosi che cercato di intercettare il pallone. Errato il controllo, la sfera è finita oltre la linea di fondo. Il pallone è già stato collegato nell'area di porta da parte di Simone, estremo difensore della Virtus Andria, che in questo momento batte il calcio di rinvio. La sfera giunge a centrocampo, ha subito fallo Cicerelli da parte del numero 16 Alicino. Il direttore di gara lo ha rilevato prontamente. Sostituzione da parte della Virtus Andria, esce il numero 9, Erminio, ed è entrato sul terreno di gioco il numero 18 Gadaleta, un attaccante. Lancio lungo in avanti, Cicerelli ha cercato di far pervenire il pallone al centro dell'area di rigore, ma ha fatto buona guardia alla difesa della Virtus Andria. Ancora il numero 4 Addario, il che scambia il pallone con il numero 8 della Virtus Andria, che è rincorso da Pasquale Trotta, e quindi la sfera finisce sui piedi del portiere, che non può prendere il pallone appena la situazione del calcio di posizione indietro. Lancia in avanti, vi è la voragine che ha subito fallo dal numero 18 Gadaleta, appena entrato sul terreno di gioco. Tutto il calcio di posizione in favore di Mastropasqua da parte di Laboragine. Mastropasqua ha sprecato malamente questo pallone, si aspettava evidentemente l'inserimento di Pasquale Trotta, e il pallone sui piedi della difesa che adesso sta cercando il pallone. Gadaleta, ma fa buona guardia il portiere della Maddalena Calcio Pipoli. Lancio lungo in avanti di Pipoli, vi è Pelosi che mette sotto pressione la difesa della Virtus Andria. Cercato, ma il pallone è stato recuperato dalla Virtus Andria, che cerca di giocare il pallone per Gadaleta, ma vi è Cicerelli. La palla finisce sui piedi di Pipoli, che lancia in favore di Granatiero. Il pallone è terminato oltre la linea laterale nei pressi della panchina della Virtus Andria, che chiedeva l'assegnazione della rimessa laterale, ma il direttore di gara ha fatto cenno che a battere questa rimessa laterale fosse invece il Matronia Calcio. Granatiero ancora battuta la rimessa laterale lunga in avanti, vi è Grumo che cerca di superare l'avversario e fatica a giocare su questo terreno di gioco fortemente scivoloso. Ha segnato un calcio di posizione in favore della Virtus Andria. Scambio con il numero 4 Addario, capitano di questa squadra, l'uomo rappresentativo. Ha cercato lo scambio con il numero 16 Alicino, ma il passaggio è stato errato. La sfera è finita oltre la linea. Adesso il direttore di gara, il signor Palermo Pier Giacomo della Fazione di Bari, sta richiamando verbalmente Sementino, che ha in qualche modo protestato nei suoi confronti e lo ha invitato alla calma. Battuta la rimessa laterale da parte di Simone. Aldo, facile, Simone, il numero 3 del Manfredonia Calcio.
Difensore sinistro, batte in questo momento l'arbitro laterale, ma il direttore di gara ha decretato la rete. Guarda la telecamera, recuperato qualche metro, quindi non avrebbe battuto la rimessa laterale nel punto in cui il pallone era fuori. Ancora un'ennesima ripetizione della rimessa laterale, evidentemente il calciatore non è bene. Bene, signore, va bene? Va bene? Quindi avanzano sempre puntualmente il direttore di gara, già la quinta volta che decreta la ripetizione di una rimessa laterale. Sta giocando il pallone la Virtus Andria. Sementino che poggia indietro per Pipoli. Pipoli spedisce il pallone in questo momento in rimessa laterale sul pressing di almeno 4 avversari. Giustamente ha pensato bene di respingere il pallone di siamo arrivati al 31esimo minuto del secondo tempo. Matteo sta conducendo sempre per una rete a zero sulla Virtus Andria, rete segnata da Mascherato. Ancora la Virtus Andria con il suo numero 10 di Conte che ha subito fallo. Saggio ha posizionato il pallone numero 10, la Conte ha invitato tutti i compagni a recarsi all'interno dell'area di rigore della Manfredonia Calcio per tentare la stuzzicata scintille tra Simone e Gadaleta, un pallone lungo in avanti di testa, ha cercato di colpire il pallone. Il numero 14 della Virtus Andria Amorese Francesco, ma non vi è riuscito, pertanto il pallone è tirato fuori dalla linea di fondo per un calcio di rinvio che sta per essere partito con il calendario al 32esimo del secondo tempo dalla calcio. Ecco, in questo momento battuto il calcio di rinvio in direzione di Perosi, ma è di testa di Pasquale Trotta che è solo davanti al portiere. Tiro di Pasquale Trotta e rete di Pasquale Trotta. Non poteva mancare il sigillo di Pasquale Trotta su questa partita. Al 32esimo del secondo tempo, con un diagonale ha trafitto l'estremo difensore del Virtus Andria Simone con la seconda rete del Manfredonia Calcio. Seconda rete che ci fa stare più tranquilli per questi ulteriori 13 minuti che ci distanziano dal termine di questa gara, e quindi il Manfredonia sta conducendo per 2-0 nei confronti della Virtus Andria. Si riparte, quindi è sempre la Virtus Andria che ha appena subito il gol del 2-0 e Pasquale Trotta che recupera un pallone, cerca l'inserimento di Perosi che viene in qualche modo contrastato dal centrale difensivo della Virtus Andria, scambia con il suo capitano Addario, suo fratello. Ha subito fallo il numero 16 Gataleta ad opera di adesso il direttore di gara richiama Simone, ma il calcio di rigore è stato battuto, è sempre la Virtus Andria con il numero 7 Nesta in possesso del pallone, ancora Dario capitano che ha cercato l'inserimento del numero 14 Amorese, ma il pallone è finito tra le braccia del nostro portiere Pipoli. Ci sarà una sostituzione da parte del Manfredonia Calcio, ancora Pelosi sgomita, ma il numero 6 Vino di testa, il pallone finisce sui piedi del difensore che lancia lungo in avanti il numero 18 Gadaleta. Ancora Gadaleta cerca di giocare il pallone, ma vi è una deviazione da parte del numero 5 Rubino e la sfera tende oltre la linea di fondo, la situazione di un calcio dando in favore del
della Virtus Sanzia. C'è qualche scaramuccia in area di rigore, il capitano del Virtus Sanzia, numero 4, Addario, che è caduto fuori, ma credo che non ci sia stata alcuna violenza, infatti tutto risolto, l'arbitro ha richiamato i calciatori ad assumere un contegno leale e sportivo. È una partita abbastanza tranquilla fino a questo momento, non ci sono state ritirazioni di sorta, per fortuna ci ha tolto le castagne dal fuoco la Scoletrotta a segnare questo secondo sigillo, che da solito lascia sempre la sua impronta decisiva sulle partite, l'uomo più rappresentativo di questa squadra, ovviamente anche il capo cameriere del campionato regionale di Emilia, Gironi, un calciatore che ha diventato la coscienza più importante di quest'anno per amore della prima categoria. Ancora ci deve essere una sostituzione da parte del Manfredonia, sta uscendo il numero 4, la Voragine, che ha disputato una buona partita, un buon trascinatore, ed è entrato il numero 16, Stoppietto. Quando c'è il 16° del secondo tempo, battuto il calcio d'angolo all'interno della rigore, ha cercato la galera di testa, ancora il numero 18, ha tentato la conclusione a rete, facile presa da parte dell'estremo difensore Tipoli. Cassani, guarda qua, vieni qua, vieni qua, lasciatelo. Lancio lungo di Pipoli in avanti per Pelosi, che non riesce, il pallone finisce sui piedi di Stoppiello che scambia con Trotta. Trotta attende l'inserimento di Stoppiello, in questo momento gli consegna la sfera, Stoppiello al centro dell'area di rigore, vi è Grumo, Grumo controlla il pallone, ancora al centro dell'area di rigore per Stoppiello, Stoppiello tiro in porta di Stoppiello, ma il portiere riesce a recuperare la sfera e la passa a Gadaleta, e ancora a Dario, ma è ancora Simone, Simone indietro per Pipoli. In avanti Pelosi, ma intercetta di testa il numero 8 Amorese, ancora la retroguardia della Virtus Sanzia, cerca di spazzare via questo pallone, ma vi è Granatiero che cerca di controllare la sfera sulla parte laterale del terreno di gioco. Ancora Gadaleta e la Virtus Sanzia che cerca di essere propositiva in questo momento. Finali si separano dal fine di questa gara, vi è il numero 8 Amorese che ha cercato di entrare nella rigore, ma se non è stato guardia via, e adesso il numero 6 consegna il pallone al numero 8 Amorese. Domenico è stato battere in rimessa laterale, partita per Gadaleta. Arriva Stoppiello che gamba tesa, diciamo, rilevata dal direttore di gara, un po' più in diretto, che il numero 8 Amorese contro la parte lungo all'interno dell'area di rigore. Restano soltanto in due dietro, tutto il resto del campionato di Bussani all'interno della rigore, pallone lungo per il numero 4 Amorese, ma come fine spazza via sul pallone via il numero 8 Cicerelli, che ha cercato di beccare Trotta, ancora la sfera tenia sui piedi del numero 8 Amorese, che scambia al centro con il numero 7 Nesta, Nesta ancora per il numero 5 Addario. Ancora il numero 14 Amorese, ma vi è Rubino dietro che ha cercato di passare in avanti un pallone che è stato intercettato dalla sfera, poi di rimbalzo è terminata oltre la linea. Faccio una scelta.
ce l'hai? Scusa, un power bank. Power bank. Ce l'hai? Vabbè, che poi si finisce, questo per stare tranquillo. Dai, vedi un po'. Pelosi di testa, ancora Amorese. Con le mani, dove stanno? Gioca, giochiamo. Buon giocatore, questo è Saverio Amorese, capitano della Virtus Andria, gioca il pallone su Loconte, Loconte. Pallone finisce nelle mani di Pipolini. Ancora un'altra sostituzione per il Manfredonia Calcio, si attende soltanto che il pallone termini oltre fuori per consentire poi all'arbitro di effettuare la sostituzione. In questo momento è stato segnato un calcio di punizione in favore del Manfredonia Calcio, ma l'ennesima sostituzione da parte del Manfredonia Calcio, non riusciamo ancora a vedere chi debba uscire. Esce Trotta per il Manfredonia Calcio, autore del secondo gol per il Manfredonia Calcio, la rete del 2-0, ed entra in campo il numero, non riusciamo a vedere il numero, sì, il numero 17, Lupoli. No, il numero è Lupoli, esattamente, a sostituire Lupoli Raffaele, giocatore prestato alla Calcio 11 fino all'anno scorso. E per tantissimi anni è stato veramente un autentico golaudor del calcio a 5. Battuta la rimessa laterale da parte della Virtus Andria, ancora scambio tra i centrali difensivi del Virtus Andria, ancora su Gadaleta, questo numero 16, che si dice a marcatura di Simone, che ha commesso un brutto fallo e giustamente il referiga ha alla 42esimo del secondo tempo il finale della munizione. Brutto fallo quello con Mischialo prima, quello tre volte la fa. Nei confronti dell'1 16 di Gadaleta, buon giocatore. Pare che sia un 99 o un 2000. Arrivo da dietro, là. Muovi, la facciamo, dai. Ancora indietro il pallone. Fa pressing Cicerelli, ancora il pallone sui piedi di Grumo che avanza, scambia con il numero 16 Stoppiello. Stoppiello per Pipoli, per Lupoli. Lupoli ancora in possesso del pallone, indietro per Mastopasqua. Mastopasqua evita l'avversario, ancora scambio con Domè, metti il colpo avanti, Domè! Lupilo entra in area di rigore, tira, il pallone finisce sul siete da soli! Direttore di gara, ancora Mastopasqua riesce ad intercettare questo pallone sulla parte laterale del terreno di gioco. È il numero 8 Amorese che scambia indietro per il numero 7 Nesta, e ancora Pelosi che di forza riesce a recuperare il pallone, scambia con il numero 9 Grumo, che segna il terzo gol al 43esimo del secondo tempo. Bel gol quello segnato da Grumo, questo calciatore di Barletta che è pervenuto al Manfredonia Calcio soltanto a dicembre. È un giocatore che certamente ha coronato una buona prestazione con il terzo gol. Quando siamo al 43esimo minuto del secondo tempo, il Manfredonia conduce per 3-0 nei confronti della Virtus Andria, risultato che ci consente di rimanere, recuperando questa partita, soltanto ad una distanza dalla United Slide, squadra che conduce il primato in classifica nel campionato regionale di prima categoria, squadra che affronteremo ovviamente allo stadio Miramare il 10 di febbraio in questo match clou, che poi stabilirà, sperando sempre di tenere inalterata l'unico punto di svantaggio, deciderà quale sarà poi la squadra con gli scongiuri che eventualmente vincerà il campionato. Ci sono tante altre partite importanti da disputare, però queste sono due squadre che stanno facendo davvero la differenza. All'ulteriore sostituzione per il Manfredonia Calcio entra il numero, esce il numero 3 Simone.
ed entra il numero 15 per il Mafoteria Calcio, Tristano Francesco, anch'egli un terzino sinistro proveniente da Barletta, che ha già vestito la maglia del Mafoteria Calcio nella passata stagione, quando il Mafoteria Calcio militava nel campionato nazionale di Serie D. Ha offerto anche delle buone prestazioni. Questo è un terzino fluidificante, uno che può giocare sia come terzino, come laterale basso, ma come laterale alto, quindi ha buona gamba e buona tecnica individuale. Siamo arrivati al 45esimo del primo tempo, del secondo tempo, pardon. Il direttore di gara ha segnato il recupero. 4 minuti sono stati decretati dal direttore di gara, quindi mancano soltanto 4 minuti al termine di questa gara. Ravaldo, è copato sulla palla, 3 a 0 con reti di Mastropasqua. Lo fai girare, palla è blu, prendela. Ancora una sostituzione per il Manfredonia Calcio. Esce il numero 8 Cicerelli. Annullata la sostituzione, non è stata più effettuata questa sostituzione, non conosciamo il motivo di questo ripensamento. Ne ha fatte già 4, l'obiettivo che mi è stato suggerito, ne ha già fatte 4 di sostituzioni, e quindi non è più possibile farne altre. Bravo sta! A me. Bravo, sta ancora. Ancora Tristano. Ma il pallone aveva varcato la linea laterale. Ma tutti in questo momento l'ha rimessa la linea da parte del. Pronto. Della Virtus Andria, pallone avanti, ma vi è Sementino che di testa, ancora Sementino spazza, viene avanti il pallone. Poi lo vede fuori gioco, Si inserisce Pelosi avanza, cerca di accentrarsi e di portarsi in. Ha scambiato con il numero 8 Cicerelli, ma ha recuperato la difesa del. Ancora il numero 18, Lupoli tira in porta, ancora Grumo e il portiere riesce a respingere di pugni, ancora Grumo, il pallone termina oltre la linea di fondo. Dimmi. Aspetta, Dino, un attimo, sono Andrea. Siamo poi da venire a Ambrogio. Siamo davvero alle Andrea, finali di questo incontro. Aspetta. Non è ancora finita. Ci ha creato questo cambio, signore. Qualche problema, non siamo riusciti. 3 a 1. Sta ancora uno scivolo. Sì, 3 a 0. Aspetta, scusa. Vedremo chi uscirà, esce praticamente il numero 8 Cicerelli, il numero 7 Roberto Gabriele. Oh, 16, calciatore chiamo più tardi, poi chiama Monaco, coordinate poi. È il quinto questo. È un 2001, è un giovane calciatore. Bravo! Tristano di testa, controlla, scambia. Lo fai girare alto, bravo! Ancora Gadaleta. Ancora! Gioca il pallone Gadaleta, cerca di inserirsi. Scambia con il numero 10, Loconte. Ancora Gadaleta. Molta presenza fisica da parte di questo calciatore della Virtus Andria. Guadagniamo una rimessa laterale. Dovrebbe l'arbitro decretare la fine di questa partita. Lascia ancora giocare, evidentemente c'è da recuperare ancora qualche secondo. Ancora Rubino che scambia con Mastropasqua, ancora per Rubino, ed in questo momento giunge il triplice fischio finale da parte del direttore di gara, il signor Palermo, che è già la stazione di Bari,
che detto la domenica questo incontro di questo regione della quindicesima giornata del campionato regionale di prima categoria girone A, il Manfredonia ha battuto ad Andria la Virtus Andria per 3-0, reti ovviamente segnate tutte nel secondo tempo da Mastro Pasqua, Trotta e poi l'ultima rete da Francesco Grumo, giunto a Manfredonia soltanto a dicembre. Abbiamo terminato, noi vi ringraziamo per essere stati sintonizzati e quindi su questa diretta sul sito di manfredoniatv.it. Noi seguiamo in trasferta il Manfredonia Calcio 1932, vi ringrazio tutti per averci seguiti, ringrazio chiaramente il nostro cameraman Andrea Colaiani e un saluto da me che ho fatto questa diretta, Antonio Castriotta. Un saluto a tutti. Allora, mister Agnelli, un 3-0 diciamo che ci consente di mantenere inalterata la distanza dallo Slai meritatamente, però non è stato un bel primo tempo da parte del Manfredonia, anche perché ha giocato su un terreno di gioco che non ci ha consentito di esprimere le nostre qualità tecniche. Vabbè, non troviamo alibi, perché secondo me l'alibi non serve per la crescita. Abbiamo fatto una partita un po' sotto i nostri ritmi, ci sta perché veniamo già da un'altra partita in un campo molto più pesante, quindi un attimo di pesantezza in più ci sta pure. Però mentalmente siamo riusciti fuori nel secondo tempo, abbiamo dimostrato di essere la grande squadra che siamo e abbiamo portato i 3 punti a casa. Ecco mister, l'inserimento al secondo tempo di Pelosi, che ha sgomitato tantissimo sul fronte offensivo, ci ha consentito anche di avere più possibilità di arrivare a rete, tant'è vero che sono arrivati 3 gol. Sì, è entrato benissimo Pelosi, ha fatto una grande partita, come tutti quanti il resto, come Matteo, come Lupoli, come Tristano, giustamente hanno dato il loro supporto alla squadra e hanno portato loro, perché giustamente loro l'hanno portato a casa, e il risultato è quello che più ci importa. Mister, ma era calcio di rigore per quel fallo di mano, come l'ha vista? Senti, se sia sul fallo prima su Trotta che di mano, secondo me erano 2 rigori netti, però non sono io l'arbitro, quindi mi attengo a quelle che sono le decisioni dell'arbitro, quindi se l'arbitro non ha visto questo, ci sta. Ecco, domenica affrontiamo lo Stornarello, una squadra che si è rinforzata rispetto a quella che avete affrontato nel girone di andata, insomma, sarà certamente una partita importante che si giocherà alle 17:30. Sì, ringraziando il buon Dio ritorniamo sul nostro campo, quindi giochiamo su un sintetico, ci permetterà di poter giocare nel miglior modo possibile, soprattutto con i concetti che come sempre abbiamo trasmesso e abbiamo portato in quasi tutti i campi. Anche oggi abbiamo cercato di giocare palla a terra quando era possibile e giocheremo contro una signora squadra, perché comunque ha fatto un ottimo poi proseguo di campionato, soprattutto nel girone di andata, facendo tanti punti, quindi si è rinforzata e andremo a giocare contro una buona squadra. Queste sono le prove che ci servono per capire ancora di più quanto siamo maturati e quanto possiamo andarcela a giocare ancora di più contro la Slai. Mastro Pasqua e Grumo vanno in rete per la seconda volta. Stanno giocando bene, sono entrati bene, fa piacere, anche perché tutti sono andati a rete, di conseguenza fa capire che, come dicevo prima e come ho sempre detto, il nostro attaccante migliore è sempre lo spazio, quindi chi attacca lo spazio riesce a far gol e quindi tutti sono andati a gol. Bene, anche Rubino ha sostituito degnamente l'assente Ola, lo vedremo recuperato Ola per la partita contro lo Stornarella. Sì, vabbè, ma Daniel sta bene, abbiamo preferito preservarlo per la partita di domenica perché vogliamo che il giocatore sia nelle migliori condizioni possibili e possa permetterci di avere un giocatore come lui, di quella caratura, sempre perfetto per tutte le partite. Quindi la sostituzione è stata più che altro un lavoro tecnico e permettere a Rubino di mettere minuti nelle gambe e permettere anche agli altri di mettersi in mostra. Benissimo mister, grazie. Grazie a te. Ciao. Allora, Beni Ciccerelli, una vittoria importante che consente al Manfredonia Calcio di rimanere inalterata la differenza di un punto dallo Slai su un campo difficile. Non avete avuto la possibilità su un campo interbattuta di mostrare le vostre qualità tecniche? Sì, sicuramente il campo, come avete visto anche voi, era al limite della praticabilità.
Però dai, comunque abbiamo fatto una buona prova, il primo tempo più che altro per lo 0-0, ma per più che altro non siamo riusciti a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto, anche se abbiamo avuto parecchie palle gol contro Otto, Agrumo, Lauriola. E il secondo tempo siamo scesi in campo più arrabbiati, magari più convinti che eravamo nettamente superiori all'avversario, ce ne siamo resi conto e la partita si è messa bene per noi. Ecco, benissimo, e domenica arriva lo Stornarella a Manfredonia, una squadra ostica, si è rinforzata rispetto alla prima parte del campionato, certamente sarà una partita importante anche perché voi venite da un trittico di partite, avete giocato domenica contro il Rassanicando, oggi, e poi arriva lo Stornarella. Sì, lo Stornarella si è rinforzato e sicuramente noi sappiamo che non affronteremo la stessa squadra che abbiamo affrontato all'andata, la seconda giornata dove ci siamo imposti per 5-0, e sappiamo che loro sono una buona squadra, però noi senza se, senza ma dobbiamo fare il risultato e continuare la nostra striscia di vittorie per poi arrivare all'incontro con la SLAI alla stessa distanza che abbiamo ora, cioè di punto. Certo, non sarà facile. Adesso abbiamo 2 giorni per riposare, poi subito di nuovo in campo, però le squadre che devono vincere non devono trovare alibi, non devono trovare niente, devono solo entrare in campo, fare la partita, vincere. Quanto è stato determinante l'ingresso in campo di Pelosi, che ha sgomitato con i difensori della Virtus Andria per liberare spazi poi gli inserimenti degli attaccanti? Sì, Pelosi è entrato bene, ma sono già un paio di domande, domenica scorsa è andato bene, lui è un buon calciatore, si muove bene, fa salire la squadra, è un bel animale, insomma. E su questi campi poi soprattutto ci può far la differenza con le sue, appunto, sportellate, spizzate e quant'altro, quindi sono contento per lui e continuasse così che va bene, insomma. Grazie mille. Grazie a voi, ciao.